insieme manteniamo alta la memoria dei caduti e della nostra città nel mondo. Da nord a sud l'Italia intera oggi celebra il 25 aprile la ricorrenza del 68esimo anniversario della liberazione del paese dal fascismo. A Napoli, dopo l'omaggio in forma privata alla tomba di Salvo d'Acquisto nella Chiesa del Gesù e alla Stele dei Marinai, il sindaco De Magistris ha preso parte alle cerimonie in memoria dei caduti. Alla presenza delle autorità civili e militari sono state deposte corone d'alloro al mausoleo di Posillipo e in piazza Carità al monumento intitolato a Salvo d'Acquisto. Aprile a Napoli molto sentita, ancora di più se vogliamo, perché è stata la prima città che si è liberata da sola dall'oppressione nazifascista con le quattro giornate di Napoli. Quindi noi abbiamo nelle radici la liberazione, la libertà, l'uguaglianza, la fratellanza, e oggi è il giorno del ricordo, della memoria, per sentirci sempre più uniti per la pace e per la libertà. Numerosi gli eventi con i quali la città ricorda la festa della liberazione. Al Museo di Capodimonte una mostra sui capolavori trafugati dai tedeschi e recuperati nel dopoguerra. A Chiaiano invece, nel fondo Selva Lacandona, confiscato alla Camorra, la giornata con i familiari delle vittime della criminalità. Vogliamo una città dove si rispettano le regole, dove i nostri figli possono tranquillamente stare per strada, una città sicura, quindi un appello anche in questo giorno a tutte le istituzioni, alle forze sane della nostra città, per essere uniti e amare sempre di più la nostra città e liberarla e renderla sempre più una città bella, piena di pace e piena di solidarietà.